appena parlato col presidente Mattarella. Gli ho chiesto non solo a nome del centrodestra unito, ma di 60 milioni di italiani che non stanno capendo che cosa succede, di fare in fretta. Se c'è un governo vorremmo saperlo, e quindi il presidente Conte non può star lì altri giorni senza spiegare all'Italia che cosa sta succedendo. O va a dimettersi al Quirinale, o viene in Parlamento e ci racconta se ha trovato per strada qualche senatore disposto a rinnovargli la fiducia. Ha parlato il presidente Mattarella, gli italiani hanno i problemi della salute, perché c'è un piano vaccinale che rischia di essere in ritardo, della scuola, ci sono milioni di studenti che sono a casa e non hanno le condizioni di sicurezza per tornare a scuola, e del lavoro, dei rimborsi, di Equitalia. Non è possibile perdere altro tempo. Noi chiediamo che domani Conte venga a spiegare al Parlamento e agli italiani che cosa sta succedendo. Se Conte non ha più i numeri, eviti di tenere fermo il Paese e si faccia da parte. Centrodestra ha uomini, donne, idee, progetti per prendere per mano e rilanciare questo straordinario Paese. L'unica cosa che l'Italia non si può permettere è un governo fantasma che litiga e perde tempo.